Che fai con una cocainomane, madre di due figli che non riesce a smettere? E con un ragazzo che ti confessa che gli piace ammazzare di botte la gente? E che fare con un padre di famiglia che ha un amante che però non riesce a lasciare? Siamo appena passati in un'epoca nella psicoterapia di forte protocollizzazione. Cioè c'è un protocollo per questo, un protocollo per quello, un protocollo per su, un protocollo per giù. Protocolli, che significa che in pratica c'è una taglia unica per gli interventi di psicoterapia che si adatta al problema. Il problema X, l'intervento Y, anche se poi ci dimentichiamo della persona. Non è strano, perché se ci pensi deriva dal modello medico, dove in effetti per il problema X c'è l'intervento Y. Solo che noi l'abbiamo preso a pie pari nella psicoterapia e qui è subentrata una critica. La critica è quella di chi ha detto che la psicologia, la psicoterapia, effettivamente, sono d'accordo, non può prendere a pie pari dal modello medico, fare copia carbone quello che si fa in medicina e applicarlo all'interno della psicoterapia. Questo però è un altro discorso, magari ne parliamo in un altro video. C'è un'altra cosa invece che ci interessa in questo video. Infatti il fatto di avere tanti protocolli non tiene conto di una cosa. Non tiene conto del fatto che in realtà è molto più complessa, le persone sono molto più complesse, quindi devi spesso cercare di prendere da un maestro più creativo. Ma come? Michael Hoyt e Montebobil, due grandi esperti di terapie brevi, hanno fatto una cosa molto simpatica. In pratica si sono visti, si sono riuniti e hanno iniziato a parlare di quelle situazioni in cui gli psicoterapeuti, quando dialogano tra loro, parlano dei casi più complessi, più strani, più stravaganti, trattati in dei modi particolari. È una cosa tipica, a tutti noi capitano dei casi strani che andiamo a trattare in un modo particolare. E quello che hanno fatto loro è stato riunire tutti questi casi in questo libro. In pratica hanno preso 20 autori, gli hanno detto: senti, mi racconti un caso inusuale che hai trattato in una maniera particolare, in maniera particolarmente creativa. E la risposta è stata Creative Therapy in Challenging Situation della Routledge, dove c'è dentro anche un mio contributo e dove ci sono degli esempi di trattare problemi difficili in maniera creativa. Allora, per esempio, c'è il caso di Andrew Austin, che si era trovato con questa madre che aveva iniziato a fare uso di cocaina e non riusciva a smettere. E Andrew si inventa una cosa molto particolare. Andrew racconta che stava cercando un perno su cui fare leva e questo perno furono i figli della donna, però li usò in una maniera particolare. Infatti la donna non aveva paura che avrebbero potuto trovare la droga perché la teneva nascosta all'interno di una cassaforte, quindi non ci sarebbe mai stato il rischio, secondo lei, che l'avrebbero trovata e usata. Il problema per la donna era un altro. Il problema per la donna, per la madre, era che i figli la scoprissero e che si facessero in questo modo una brutta opinione di lei. E Austin utilizzò questa cosa. Guarda la donna e dice: devi fare una cosa semplicissima, però la devi fare, mi devi giurare che la farai. La donna accetta e la cosa semplicissima era: metti una foto dei tuoi figli all'interno della cassaforte. Il risultato è che la donna si rifiuta di fare questa cosa, va a casa, non mette la foto dentro la cassaforte, ma smette immediatamente di fare uso di cocaina. Un altro caso è il mio, il caso di Daniel, dove è un ragazzo di 35 anni con disturbo paranoide di personalità che reagiva alle minacce delle persone andandole a picchiare a sangue. Gli dico di andare volontariamente a cercare quelle minacce. Doveva cioè andare a cercare volontariamente i segni reali e concreti che gli altri ce l'avessero effettivamente con lui. E ovviamente, facendo tutto in maniera sicura, evitando rischi, nel momento in cui lui andò per strada a cercarli, non li trovò. Peraltro questo è il primo testo scritto in cui riporto un lavoro scritto appunto sulle 9 logiche di intervento delle terapie brevi e dove spiego un pochino come funzionano, come si usano e tramite il caso appena descritto faccio vedere il loro funzionamento. Però non mi ci dilungo su questo, tanto potete vedere i video che pubblico tutti i mesi, ogni secondo martedì
parte di dove parlo delle nuove logiche di intervento. Un altro caso particolare invece è quello descritto proprio da Michael Hoyt stesso, che suggerisce a un uomo, padre di famiglia, che ha un amante, che vorrebbe lasciare ma che non riesce a lasciare, di fare anche lui una cosa un po' particolare. In pratica gli dice di andare tutte le domeniche mattina in un fast food frequentato in particolar modo da padri divorziati e di limitarsi a stare lì, prendersi un caffè e osservare questi padri con i loro figli. Il risultato è che 2 settimane dopo l'uomo torna e dice di aver finalmente lasciato l'amante. In pratica si era reso conto di quanto gli sembrassero infelici quei padri divorziati, non voleva fare la stessa fine e aveva così trovato il coraggio per fare quello che non era riuscito mai a fare fino a quel momento. Insomma, ce ne sono una ventina, sono interessanti, perché io sono l'oste quindi non posso non parlare bene del libro, però secondo me ha almeno 2 vantaggi. Uno è che trovi appunto una nutrita serie di casi spesso difficili trattati in maniera inusuale ed è una cosa che generalmente non trovi all'interno dei classici e tradizionali manuali di psicoterapia. E il secondo è proprio che ti invita a pensare fuori dagli schemi, a cercare dei metodi innovativi, a studiare metodi innovativi per rendere la psicoterapia, specie quella che sta fuori dai protocolli e fuori dalle taglie uniche, in un modo più creativo.